Buonasera direttore, io di Corriere Romagna. Insomma, dopo il KO di Horde si aspettava un campionato vinto in modo così trionfale, insomma, la promozione è arrivata ogni campionato da schiaccia sassi, insomma, le premesse non sembravano buone vista la prima giornata, però poi c'è una, letteralmente un altro campionato. Diciamo che la partita di Olbia è stato un punto di inizio. Ha creato un nuovo, secondo me, il solco dall'anno precedente. Io credo che ad Olbia si siano risvegliati tutti quanti. E da lì è partita la corsa alla vittoria del campionato. Quindi Olbia è stato sicuramente il momento in cui la squadra ha capito che doveva rientrare dentro una nuova stagione e riconfermare, anzi migliorare, quello che era stato fatto l'anno precedente. Il direttore ha parlato di una corsa per vincere il campionato. Quando ha capito che si poteva veramente raggiungere il risultato quest'anno? Stasera? No, io ci ho sempre creduto, la verità è... Sapevo di venire in un posto dove c'era un allenatore che aveva le idee molto chiare, un'identità molto forte e un gruppo molto forte e competitivo. C'erano stati sicuramente dei problemi l'anno scorso, io ho cercato soltanto di... A mio parere, di migliorare quelle che possibilmente erano le lacune che erano emerse nel campionato precedente. Però ho sempre visto la squadra forte, determinata, un allenatore che spingeva sempre sull'acceleratore e la squadra l'ha sempre seguito tanto. Quindi non era superficialità, però sono stato veramente tranquillo ad ogni passo di questa squadra. E da direttore, in linea di massima, oggi ha fatto rete una persona che forse era tra le meno attese anche a inizio anno quando è stato portato in qua. Ma questo è il valore di questo gruppo qui, il valore di questi ragazzi che all'interno della stagione hanno creato una competizione sana, a partire dai giovani che sono stati secondo me la chiave di quest'annata, ma come Pierozzi... Potrei dire tutti quanti, insomma, all'interno della settimana c'è una grande competizione, però c'era unità di intento e questo ha fatto la differenza.